Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le videoguide dell'Albo. Oggi parliamo di carrozzerie mobili, oggetto della circolare numero 8 del 19 settembre 2022 sul mancato adeguamento dei veicoli scarrabili e delle carrozzerie mobili e di quali sono le conseguenze per un'impresa che non effettuerà l'aggiornamento previsto. Ad oggi il fenomeno del mancato aggiornamento riguarda circa 2.800 imprese per un totale di circa 4.400 veicoli scarrabili. Queste imprese riceveranno un'apposita comunicazione via mail entro il 15 ottobre 2022. Ricordiamo che dal 2 febbraio 2021, con l'entrata in vigore della delibera numero 3 del 2020, le imprese in possesso di veicoli equipaggiati con carrozzerie mobili devono aggiornare la loro posizione attraverso la procedura telematica dell'albo. In particolare, devono provvedere ad identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare, selezionando una delle sei macro categorie previste: cassoni, cisterne, container, casse mobili, compattatori, pianali. Associare le carrozzerie mobili alle categorie, e le categorie coinvolte sono la 1, la 2bis, la 4, la 5 e la 6. Abbinare puntualmente i codici rifiuto ad ogni tipologia di carrozzeria mobile selezionata, e le categorie coinvolte in questo caso sono la 1, la 4, la 5 e la 6. Indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate. Associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie ed infine allegare l'attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa. Il Comitato Nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza ed evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, ha definito la corretta procedura che le sezioni regionali e provinciali dovranno avviare nei confronti di tutte le imprese che non si sono adeguate alle disposizioni previste dalla delibera numero 3 del 2020. Ovvero, ha disposto che a partire dal 15 ottobre 2022 si effettui la cancellazione d'ufficio delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella suddetta delibera. Inoltre, saranno anche cancellati d'ufficio i veicoli scarrabili che non risultino adeguate alla disposizione della delibera, trascorsi senza riscontro 60 giorni dall'invio di un'apposita comunicazione di mancato adeguamento. Vi ricordiamo infine tutti i canali di assistenza messi a disposizione delle imprese sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che ricordiamo è albonazionalegestoriambientali.it. In particolare gli strumenti a disposizione sono un'assistenza tecnica online che si ottiene cliccando sul bottone assistenza dalla home page del sito, l'albo risponde, le FAQ sul sito, le videoguide e i webinar sul canale YouTube dell'albo ed infine la newsletter NewsAlbo, alla quale potete iscrivervi dalla home page del sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima videoguida.